Allora, per raccontare e ringraziare di una rinascita, bisogna necessariamente accennare a ciò che è già esistito. Oltre 30 anni fa, sul finire degli anni 70, tra i 30 e i 35 anni fa, Gino Zincone creò su questo campo il Casalvieri Basket. Su questo campo per alcuni anni si sono svolti campionati regolari, tornei, amichevoli. La mia generazione di ragazzi, di giovani, ha vissuto dei momenti indimenticabili e che io auguro che a qualsiasi giovane di oggi di passare e di vivere allo stesso modo. E allora abbiamo deciso, prima di ogni altro discorso, di ogni altra cosa, di ricominciare proprio da dove eravamo rimasti e quindi creare unione simbolica tra passato e futuro. Musica, maestro. Allora, quella che avete appena ascoltato è una canzone ritrovata nella nostra memoria, cioè è una canzone di Patti Smith, si intitola Frederick, che ha caratterizzato proprio probabilmente l'ultimo torneo che abbiamo svolto su questo campo. Sentivamo sempre questa canzone, così come un'altra che aprirà tutte le sessioni serali, che si intitola Because the Night, sempre di Patti Smith. E quello ovviamente che avete visto è stato un passaggio simbolico, no? Di consegne tra il passato e quello che speriamo possa essere un grande futuro. Ma è simbolico perché? È simbolico soprattutto perché oggi, su questo nuovo bellissimo campo, c'è la dimostrazione che l'unione porta alla realizzazione di sogni che altrimenti resterebbero solo sogni. E allora, cosa è accaduto in quest'ultimo mese? Per anni qui non c'era più niente, c'era un canestro, un asfalto degradato e nient'altro. E un mese fa un amico mi dice: vabbè, che facciamo quest'estate? Un amico mi conosce benissimo, io gli dico: beh no, ma quest'anno vorrei organizzare un torneo di pallacanestro, visto che mio figlio gioca a basket e ho visto dei ragazzi giocare disperatamente a un solo canestro ogni giorno. E lui mi ha detto: ah sì, un torneo dove lo fai, a Sora? Perché sapeva che mio figlio gioca con la pallacanestro Sora. E io gli ho detto: no, lo faccio a Casalvieri. E come al solito lui mi ha detto: ma tu sei pazzo. E perché ovviamente sapeva che non c'era nessun campo, su quale campo. E però lui mi conosce bene, per fortuna. Però, anzi, io penso che lui avesse ragione. Solo un pazzo poteva pensare a una cosa del genere. Però la follia, le visioni diventano reali nel momento in cui un pazzo viene assecondato da qualche altro pazzo che ha un minimo di saggezza. Ed io ho avuto la fortuna di incontrare in questo mio progetto innanzitutto due altri visionari folli che si chiamano Marco e Matteo dell'Osteria del Tempo Perso, che subito hanno abbracciato la causa della follia. E poi ovviamente Genesio Rocca della Gemar, io dico la Gemar di Genesio, ma dovrebbe essere di Angelo, però Genesio, e i fratelli Jacobelli. Nomino la ditta di costruzione, i fratelli Jacobelli. Li ho nominati perché a loro dobbiamo l'asfalto e i tabelloni, quindi alla loro, così tra virgolette ovviamente, follia, dobbiamo la realizzazione di questo sogno.
E poi pian piano però si sono affiancati altri soggetti, innanzitutto ovviamente il comune, che ha sopportato le mie richieste, che si è affiancato con entusiasmo, il comune che assieme alla ditta di La Fata, Cimec Impianti, ha realizzato questi popò di superstrutture che reggono i tabelloni, e ovviamente ringrazio il comune poi nella persona del sindaco e di Stefano D'Agostini, l'assessore che mi ha sopportato in tutte le mie richieste, quindi grazie. Altro soggetto che va ringraziato in modo assoluto è la Pallacanestro Sora. Senza la Pallacanestro Sora penso che facciamo un torneo a 4, qui invece facciamo un torneo che addirittura facciamo 3 tornei, under 16 a 4 squadre e 2 tornei amatori e professionisti, composti da 8 squadre ciascuno, più delle partite serali amichevoli, divertenti, alle quali tutti possono iscriversi. E poi si sono affiancati a questo progetto altri, così chiamiamoli, altri sponsor: il ristorante al Cantinone, che offre un premio, una cena, una persona qui è presente, il Bar del Cuore, Pietro D'Agostini, Consumazione, il Bar Paolini, lo ringrazio, non vedo nessuno al momento. Poi la Maisonlus, che è una fondazione che si occupa di interventi per costruire impianti sportivi, per realizzare impianti sportivi in Africa, oggi non sono venuti, ma metteranno un gazebo per raccogliere tutto materiale sportivo da buttare, che loro utilizzeranno per la realizzazione di questi campi di pallacanestro e questa attività nello Swaziland, quindi in Africa. E la pasticceria Dolci Follie anche offre dei premi, il caffè del Viale di Sora offre delle consumazioni. Ringrazio Don Gioele che ci ha fornito un proiettore, perché proietteremo dei filmati anche nei prossimi giorni, sia qui sul campo, realizzati ovviamente filmati realizzati con le immagini della manifestazione, e sia durante la Notte Bianca di Casalvieri il 12 avremo un punto nostro d'esposizione, chiamiamolo così, per farvi vedere quello che accade tutti i giorni su questo campo. Ringrazio, le abbiamo chiamate Mara al Quadrato, Mara Rocca e Mara Zorfi, che stanno tentando questo esperimento di una palestra aperta a tutti nei giorni dispari durante la manifestazione. Chi vuole fare palestra, attività ginnica, può rivolgersi a loro. Ringrazio l'Afrologo che ci ha fornito l'attrezzatura per fare palestra, la persona di Cristina Saurini, qua la presidente presente, e ringrazio anche della sensibilità il presidente della Società Sportiva Calcio di Casalvieri, Antonio, carissimo amico, che giustamente e doverosamente è venuto a salutare una festa che è comunque di sport. E poi alla fine ho lasciato in ultimo, dopo tutta questa lunga serie di ringraziamenti, poi darò il microfono agli altri e vi annoieremo ancora un po', però poi ho lasciato due soggetti particolari che sono stati importantissimi, che sono importantissimi. Innanzitutto l'uomo aragosta. Chi è l'uomo aragosta? Si sono inventati questo nome e quindi sono Marco, Manuel, Veronica, Anna Laura, Elena, Carlo Altiero, Maria Sofia, cioè tutti quei ragazzi che si sono occupati di animazione musicale, playlist, perché ogni squadra ha una sua canzone che verrà mandata in sottofondo mentre giocano, si sono scelti una canzone, si devono scegliere dei soprannomi, avremo i commentatori, vi daranno le notizie su quello che avviene contemporaneamente su due campi mentre si giocano le partite, quindi questo gruppo è importantissimo, che si sta occupando di tutto l'aspetto, diciamo così, ludico aggiunto a quello puramente sportivo. E infine voglio ringraziare proprio per finire i ragazzi del campetto, ho scritto i ragazzi del campetto, sono quelli, i nomi non importano, perché basta che hanno un canestro e quindi non gli importa nessun nome, vogliono un canestro e vogliono giocare, però invece in questo caso io i nomi li voglio fare e dedicare, quindi attraverso loro, attraverso Davide detto Guido, attraverso Luca, attraverso Gino, Cristian, Sandro, insomma tutti i giovani di Casalvieri, voglio
Voglio ringraziare attraverso loro tutti i giovani di Casalvieri e augurare a tutti loro un divertimento, una crescita nello sport, nei valori sani, e li ringrazio io per regalare a me questa seconda giovinezza. Grazie a tutti voi. E adesso io voglio lasciare, dopo questo momento, mi sto sentendo un po' male, scusatemi. Beh, il sole è duro. Allora, adesso mentre beve un bicchiere d'acqua, perché sotto questo sole effettivamente è dura resistere, poi si capisce anche l'emozione di questa manifestazione fortemente voluta da Silvio, e agli effetti lui ha ringraziato tutti quanti, ma diciamo il primo a dover essere ringraziato è proprio lui. Facciamogli un applauso, perché senza quella che lui chiama follia, ma io penso che sia più che altro caparbietà e voglia di avere per Casalvieri qualcosa di buono, questo magari non succedeva. Lui parlava di persone folli che si sono messe in testa di fare queste cose, e io da sindaco del comune vi dico che a Casalvieri ce ne vorrebbero tante di queste persone, perché queste sono le cose belle, le cose necessarie per far stare insieme i nostri giovani, per farli giocare, per farli divertire. E poi naturalmente stare insieme significa sempre capire anche le ragioni degli altri, e quindi una crescita tutti insieme. Io non mi metto a ringraziare tutti quanti, perché giustamente già l'ha fatto lui, era lui quello che doveva ringraziare. Intanto vi prego di fare un applauso a Gino Zincone, l'abbiamo già fatto, ma rifacciamolo, perché sappiamo tutti quanti che è stato lui il primo promotore del basket a Casalvieri, e senza quell'inizio e adesso questa continuazione magari le cose andavano anche diversamente. Quindi adesso magari non vi annoio più, perché ho capito che le cose stanno andando un po' troppo per le lunghe. Vediamo di fare uno spettacolo all'altezza, ma sicuramente vedo già i giovani carichi e tutto quanto. Adesso credo di dover passare la parola al presidente della Pallacanestro Sola, Sandro Vicini, che vuole dire due parole, e buon spettacolo a tutti. Grazie. Buonasera a tutti. Io ringrazio Silvio Zincone, il sindaco, per averci coinvolti in questa manifestazione, e in fondo, sentendo la storia che ha raccontato Silvio, ho capito che anche la nostra è una storia analoga, perché anche noi abbiamo iniziato nel 67-70 e io ero uno giocatore della Pallacanestro Sora, con varie vicissitudini negli anni. Abbiamo iniziato in promozione, Serie D, poi siamo andati anche in Serie C, eccetera, e poi c'è stato un momento di oblio, questo momento che poi praticamente è scomparso improvvisamente. Perché? Perché sia io che Torino Coraggio abbiamo preso di nuovo in mano la situazione, come ha fatto Silvio, abbiamo preso in mano la situazione fondendo le società, e siamo riusciti a tirare su un gruppo affiatato e molto, molto, diciamo, organizzato. Tra l'altro, vedendo le partite di promozione quest'anno, tra i vari tifosi io ho notato Silvio, e ho detto subito: lui bisogna metterlo in dirigenza, e non mi sono sbagliato, perché in effetti ha delle caratteristiche e delle doti encomiabili per quanto riguarda l'organizzazione e la passione che anche noi abbiamo dentro, sia come ex giocatori che come amanti dello sport. Noi siamo anche noi un'associazione senza scopo di lucro, che si regge e va avanti grazie al volontariato, grazie all'impegno di tanti padri di famiglia che vogliono togliere dalla strada
i ragazzi, farli giocare a pallacanestro e cercare di farli stare insieme, insomma, per divertirsi. È ovvio che questo costa tanti sacrifici, a Sora stiamo lottando tantissimo, come sta facendo anche Silvio, qui per avere un campo, per avere una struttura. Le prospettive sono tantissime, ci sono tante buone intenzioni, cercheremo quest'anno di salire in Serie D e sicuramente ce la faremo perché la struttura è abbastanza salda e forte. Io quello che chiedo a Casalvieri è un gemellaggio che già c'è in effetti, perché unendo le forze forse possiamo veramente realizzare tantissime cose insieme, avendo qui dei ragazzi e integrando i nostri ragazzi con quelli di Casalvieri sicuramente potremo andare avanti insieme. Grazie a tutti. Un attimo che adesso Gino Zincone, piano piano, che vuole dire lui qualche cosa. Grazie. Io sono contento e soddisfatto di questa iniziativa, di questa bella festa per i giovani, perché ho creduto sempre nello sport, perché lo sport è solo motivo di fratellanza, disponibilità, accoglienza, è contro ogni prepotenza, ogni teppismo, e per questo questa sera i giovani li invito a stare tutti uniti e nello spirito dello sport, perché qui ci sarà chi vince, ma alla fine vinceranno tutti, atleti e organizzatori. Grazie a voi presenti qua. Grazie Gino. Allora diamo il via alla prima partita, poi ci sarà il rinfresco. Le partite si svolgono, durano 20 minuti in contemporanea. Con 3 contro 3, gli arbitri per cortesia, sul lato A Andrea Coraggio, sul lato B Davide Tamburrini. I palloni ufficiali di gara dove sono? Sono palloni proprio da streetball, cioè da basket da strada. Devi prendere il lancio in contemporanea e da qua li prendi?